Buongiorno a tutti. Qualcuno di voi già mi conosce? Uno. Questo aumenta la mia stima nei vostri confronti. E questo è, sono stato nominato commissario da una ventina di giorni e questa è la mia prima uscita pubblica. Ci tenevo tantissimo a venire, l'ho saputo all'ultimo momento, però mi sono organizzato rocambolescamente per venire qua a parlare di scuola digitale. Io non mi occupo, diciamo, nel mio core business, diciamo, di questo ruolo specificatamente di scuola digitale, ma è un tema a cui tengo tantissimo da sempre, da quando ho svolto per tanti anni le funzioni di direttore generale dei sistemi informativi della Corte dei Conti e su questo me ne sono invece occupato, esplicitando la mia opinione, spesso anche molto dura e forte, e in continuazione anche facendo dei corsi presso la SNA. Ecco, per cui ci tenevo molto a essere ed è molto significativo che il mio primo intervento venga fatto proprio qua a Bergamo sulla scuola digitale. E volevo iniziare il mio intervento con un video che non è nemmeno tanto breve e che fa riferimento a una mia intervista al mio predecessore, è un omaggio al mio predecessore che immagino voi abbiate conosciuto un anno e mezzo fa o qualcosa del genere, che è Diego Piacentini, che insomma il cui nome penso sia noto oltre il ruolo di commissario anche come vice di Jeff Bezos in Amazon per tantissimi anni. Va bene, allora partiamo con questo video, mettiamo l'audio un po' alto, ci sono anche dei sottotitoli su una parte interessante. Quindi la prossima domanda, abbiamo un contributo video che diciamo la prossima domanda non te la faccio io ma te la fa qualcun altro, vediamo il contributo video. Ciao Diego, mi chiamo Lorenzo. E Andrea, io faccio la terza elementare, mio fratello la quinta. Sono 3 anni che noi facciamo lezioni private di mio padre, la chiamo Educazione alla Cittadinanza Digitale. Ma noi non capiamo cosa cavolo vuol dire, quindi le chiamiamo coding, Tinker, Code.org, Scratch, tante altre cose simili. Queste cose non se le fanno fare sul computer a scuola. Noi siamo fortunati perché facciamo lezioni private di informatica, ma ai nostri compagni servirebbe una scuola più digitale. Prima di salutarti, volevamo dirti che nostro padre dice che sei come Totti. Ma forse vuol dire che sei vecchio. Ciao. Ciao. L'ultima frase era? La di Totti. Ah, che dice che sei vecchio. Ma la domanda a cui devo rispondere non l'ho sentita. Allora, pronto, pronto. Io non so se avete sentito tutto, se si è Io sentito bene, così così. Vabbè, fai una sintesi. L'argomento è la scuola digitale, i miei figli, quelli sono i miei figli, almeno così dice mia moglie. E avete visto, il grande mi è alto come me, c'ha 10 anni, ed è pure cicciottello. Detto questo, sostanzialmente loro da 3 anni fanno lezioni di coding. Spiegato bene, loro non sanno cos'è l'educazione alla cittadinanza digitale, ci non capisco che cavolo dice papà, e lo chiamiamo coding, code.org, Scratch, Tinker, tutta una serie di strumenti. Però a scuola non hanno mai visto praticamente un computer e soprattutto, che questo diciamo è il minimo, non hanno visto mai nessuna competenza. Il tema della scuola, secondo me, è uno dei temi più importanti in cui questo paese è proprio nemmeno quarto o quinto mondo, perché il quarto e quinto mondo su questo sta facendo secondo me un salto di qualità. E quindi loro dicevano, come Diego, tu che sei, poi ha parlato della storia di Totti, nel senso quindi in qualche modo un po' vecchio. che tra l'altro domenica fa la sua ultima partita, quindi non traiamo nessuna no, analogia con questa. assolutamente. Noi ci siamo conosciuti parlando di Totti, per cui. Domanda difficile, è assolutamente difficile. Allora, innanzitutto il problema del coding è un problema che non si risolve. Scusate, il problema del coding, non c'è nessun problema del coding. Educare gli studenti fin dall'età più bassa a saper programmare o a capire quantomeno La che cosa vuol logica. dire programmare, la logica. Tra l'altro bisogna partire dalla logica e poi dallo scrivere codice. È un problema. È un'opportunità incredibile. Non la risolvi unicamente con l'attività istituzionale, e che può essere molto utile, ma non è unica,
E lì dobbiamo sicuramente riuscire a coltivare sempre di più interventi dall'esterno come code.org, piuttosto che altri organismi, che aiutino a portare all'interno della scuola, dall'esterno, le capacità di insegnare queste cose. Quindi la scuola deve quantomeno offrire gli spazi e le possibilità per non rendere impossibile far sì che queste persone entrino nella scuola ad insegnare. Quindi lì si tratta veramente di creare i famosi meccanismi virtuosi. Questo è uno degli approcci, ce ne sono tanti assolutamente. L'Italia, come probabilmente sapete tutti, è uno dei paesi con la percentuale più bassa. Le statistiche che ho visto mi hanno... Non lo sapevo, devastante. Non solo la percentuale più bassa di laureati, ma tra la percentuale più bassa di laureati in STEM, scienze, tecnologie, matematica e engineering. Fortunatamente, tra quei pochi che si laureano, moltissimi sono molto bravi, quantomeno il numeratore è buono, anche se il denominatore... E sono in Italia 4 ogni 100.000 abitanti, la media europea è 33. Sì, non so quali sono comunque le proporzioni, sono probabilmente queste. Quindi questo è, torno a dire, non è la singola causa di questo problema, quindi questo è un problema sistemico. Il mio è un suggerimento sulle cose che devono essere fatte. Dobbiamo, secondo me, veramente fare il sistema, perché ci deve essere l'incoraggiamento ad intraprendere queste discipline. Un altro modo per farlo è quello, però ci vogliono anni per arrivare a vedere i risultati, sono le università che devono diventare multipurpose, multifunzionali. Recentemente la Bocconi ha lanciato il corso di laurea di Data Science e di Computer Science sopra il programma di Business. Ingegneria lancia il programma di Business sopra il programma di Computer Science e di Ingegneria. Auspico che la facoltà di Filosofia insegni Computer Science ai filosofi. Cioè, questo dove è la direzione in cui inevitabilmente il mondo sta andando. Anche perché per formare il manager del futuro, manager o comunque il trasformatore del futuro, comunque quello che aiuta la trasformazione e non la subisce, e probabilmente questo si vedrà con il figlio di mio figlio, bisogna partire sicuramente dal basso, con insegnare logica e l'ABC del coding ai bambini a scuola elementare e cambiare il modo di spiegare, di insegnare all'università. È chiaro che il problema di base è train the trainer, come insegni all'attuale classe insegnante l'evoluzione. Lì si deve aggiungere educatori. Sono problemi macro, non li risolvi con la trasformazione digitale e non li risolvi solamente centralmente. Credo che posso aggiungere un altro minuto? Sì. Sto parlando via. Vai. No, vai. Io ho detto che ci vogliono nei governi più computer scientist e meno avvocati, che ovviamente va preso nello spirito, non, vuol dire, anche nella lettera, secondo me. Però quello che serve è veramente un nuovo ibrido, sia dal punto di vista di chi gestisce la cosa pubblica, ma anche di chi gestisce la cosa privata. È una formazione che propriamente non esiste. Il termine contaminazione è assolutamente fondamentale in tutto. All'interno dell'education, quindi dell'istruzione, quello deve essere dove non basta non tagliare, bisogna investire di più, ma non basta investire. Noi dobbiamo pensare a un rapporto insegnanti-studenti, quando da oggi c'è un insegnante per 20 studenti, non so se sia questa la proporzione giusta, ma per dare un'idea, tra 10, 15, 20 anni, e qui deve essere guidato dal centro, ci sia un rapporto insegnante-studenti di 1 a 5, per far sì che tutte quelle discipline, queste nuove discipline di cui stiamo parlando, vengano insegnate. E secondo me deve venire anche uno stimolo, c'è un problema culturale, le famiglie non sentono questa necessità ad oggi, la maggior parte delle famiglie italiane, quindi c'è un problema proprio di diffusione culturale che va dai media, alla stampa, alla televisione, sì, deve coinvolgere tutto. Tutto aiuta, però è inevitabile che si debba andare in quella direzione. Assolutamente. Ecco, e vi chiederei un applauso a Diego Piacentini, che ha regalato 2 anni a questo paese, quasi nell'inconsapevolezza
della fortuna che ha avuto questo paese a avere per 2 anni come uno come lui. Possiamo partire con le slide adesso. Vado molto rapido perché diciamo sono un maniaco del riuso, ho riusato l'intervista e userò anche questa intervista che fa vedere l'intervista. Vediamo se riusciamo ad avviare le slide. Insomma, forse non tutti conoscono Diego Piacentini, sono giovanissimi qua. Diego Piacentini è stato il numero 2 di Amazon. Vabbè, Amazon lo conoscete, no? Avete comprato probabilmente qualcosa. Il numero 2 di Amazon al mondo, che ha regalato 2 anni all'Italia come commissario all'agenda digitale. Eccoci qua. È prima di Luca Attias. Ok, io non sono il numero 2 di niente. Il numero 3. Allora, questo vabbè, un articolo, questo dice semplicemente, è un articolo del Sole 24 Ore, che dice perché ci dobbiamo occupare di queste cose, è perché non ci abbiamo scelta. In molti settori le professioni ad oggi più richieste del mercato fino a 10 anni fa non esistevano, anche la maggior parte dei bambini che oggi stanno affrontando le scuole elementari. Un domani avranno un lavoro che attualmente non esiste. Di questa roba bisogna occuparsi per forza, volenti o nolenti. Quindi con questo deve confrontarsi l'intera popolazione. E qui, scusate, ecco, questo è un articolo, un omaggio a Alessandro su Agenda Digitale. Alessandro è uno dei pochi che tratta in modo serissimo il tema della scuola digitale. Purtroppo dei pochissimi che tratta in modo serissimo il tema della scuola digitale. Questo non è un articolo sulla scuola digitale, ma un articolo che indica il posizionamento dell'Italia, fa riferimento a un documento dell'OCSE, da questo punto di vista, non dal punto di vista della scuola, ma dal punto di vista in generale. Conoscete, immagino, il DESI, poi ne parleremo. Insomma, la situazione dell'Italia è una situazione drammatica rispetto a quella degli altri partner europei, in fondo a tutti i ranking internazionali. Ecco, questa è una famosa slide, diciamo, di un famoso film di Sofia Coppola, Lost in Translation, che io ho rinominato Lost in Digitalization, in cui si vede appunto Diego Piacentini piuttosto preoccupato, e questo sono io, che diciamo sono altrettanto preoccupato, perché il Financial Times dichiara che il mestiere più complesso che deve essere, che si può svolgere ad oggi in Italia, secondo me è un po' forzato, però insomma il mestiere complesso è quello del commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, nel senso è più complicato questo che fare il pilota di Formula 1, non lo so, comunque questo è quello che dice il Financial Times. Questa è una delle mie slide più note, è una slide di una dozzina di anni fa, la slide del deadlock. Deadlock significa stallo, probabilmente molti di voi sanno che cos'è lo stallo in una banca dati, quando due processi si bloccano uno con l'altro. Ecco, io 12 anni fa affermavo che alcune inefficienze, malcostume, individualismo, nepotismo, corruzione in generale, possono essere combattute molto efficacemente anche grazie e soprattutto grazie all'informatica. Purtroppo il processo di digitalizzazione è ostacolato proprio da queste stesse inefficienze, due processi che si bloccano uno con l'altro. Mi contestarono pure questa slide, ma chi te lo dice a te che è così? Ecco, allora... Quando uscì, questo è il ranking di Transparency International, che indica quello dei paesi meno corrotti, diciamo, la Danimarca in testa, l'Italia al 54esimo posto, secondo un ranking internazionalmente, l'unico ranking internazionalmente riconosciuto che indica quali sono i paesi meno corrotti. Io ho fatto con la curva di Transparency International una correlazione con quest'altra curva, che è il Digital Economy and Society Index, che a livello di comunità europea indica lo stato di digitalizzazione dei paesi della comunità europea. Vedete, l'Italia non è proprio messa benissimo. Ho fatto tutta un'analisi su questo e comunque quello che sono arrivato è questo. Ho fatto un lavoro di correlazione un calcolo di correlazione tra i due ranking e ho verificato che la correlazione lineare tra le due grandezze portava a un numero che era quasi pari all'unità, il che indicava che sostanzialmente gli statistici, in questo caso gridano al miracolo quando stai sopra 0,75, e indica che sostanzialmente i due ranking sono lo stesso ranking. E questo, con questo ci sono finito sui grandi quotidiani ovviamente, ma questo indica una cosa che era il buon senso, che ci diceva che un paese ovviamente correttamente
digitalizzato, è un paese molto più trasparente, è un paese che ha molto meno corruzione. Chi è più corrotto e meno digitale, questo è l'identikit dell'Italia. Ecco, non tutti sanno che lui viene da quanti anni alla Corte dei Conti? Quasi 20. Quindi 20 anni in Corte dei Conti, Corte dei Conti è quello che è il nostro, un po' il nostro argine alla corruzione nella pubblica amministrazione. Ok, e questo è un altro delle locuzioni che mi sono inventato, è avvicinare il tema emergenze. L'Italia è un paese delle continue emergenze, no? E delle emergenze consapevoli per lo più, perché sappiamo che c'è un'emergenza occupazione, sappiamo che c'è un'emergenza emigrazione, soprattutto che è un'emergenza ad oggi associata alla fuga dei cervelli e nel campo dell'IT, gente come Piacentini, insomma, noi produciamo pochi cervelli ma molti li esportiamo, siamo quelli che esportano di più in assoluto. C'è un problema anche immigrazione, evidentemente, ci sono problemi tipici italiani, emergenze tipiche italiane che sono quelle della criminalità organizzata, della corruzione, dell'evasione fiscale. E c'è un'emergenza ad oggi grande anche nel settore della scuola, soprattutto di tipo infrastrutturale o della sanità. Sono tutte emergenze consapevoli, ma la popolazione e anche, diciamo, in qualche modo i governi non hanno la consapevolezza di un'esistenza di un'emergenza, che è l'emergenza che io ho chiamato emergenza digitale, che è trasversale a tutte le altre emergenze. Che se tu oggi, voglio dire, la corruzione, l'evasione fiscale e tutta una serie di problematiche, o le combatti con un sano digitale o non le combatti, e questo dovrebbe essere ovvio alla popolazione nella sua interezza, e purtroppo invece ovvio non è. Quindi la consapevolezza come tema centrale, scuola e sanità, se non sono e non saranno anche digitale, non avranno un futuro sano. In questo caso sanità forse addirittura peggio della scuola. Ecco, il tema della contaminazione che abbiamo affrontato anche prima con Piacentini. E il tema della contaminazione è fondamentale, anche qua, unire la parola contaminazione alla parola digitale. E, per la contaminazione intesa in senso positivo, come si intende nella musica o nell'arte. Perché il digitale non è un moloch a sé stante. Se pensiamo che solo i tecnologi si occupino di digitale, abbiamo chiuso. Di digitale dobbiamo occuparci tutti, in un modo o nell'altro, con competenze e ruoli diversi. Ecco, qualcosa di molto pervasivo, di molto trasversale. Il fenomeno probabilmente più pervasivo e innovativo di tutti i tempi. Questo è fondamentale, il tema della collaborazione, manager, giuristi, economisti, insegnanti, informatici, politici, posso andare avanti a lungo, debbono collaborare congiuntamente al fine del raggiungimento dei risultati. Se pensiamo che gli informatici da soli possono arrivare a dei risultati, abbiamo chiuso in partenza. Se pensiamo che gli informatici siano loro a poter dare i requisiti, abbiamo chiuso in partenza. Ognuno deve rispettare il proprio ruolo, perché spesso nella pubblica amministrazione sono invertiti, abbiamo giuristi che si occupano di fare i tecnici e informatici che tirano fuori i requisiti. Ecco, la scuola, andiamo verticali sulla scuola. Questo è fondamentale, le 8 competenze individuate dalla Comunità Europea come competenze per costruire il cittadino dell'oggi, non del domani. Andiamo avanti rapidamente. Ecco, l'unica competenza che è rimasta stabile dal 2006 al 2018, anche come dizione, al quarto posto è la competenza digitale. Secondo voi, a livello di cultura di questo paese, il paese ha compreso questa cosa? Che tra le competenze fondamentali al quarto posto, quindi anche nella scuola ovviamente, c'è la competenza digitale? Assolutamente no. Le competenze digitali si formano, se c'è piena consapevolezza nella popolazione e nei vertici politico-istituzionali, dell'importanza che hanno per la crescita del paese. Quelli che io chiamo e-skill di livello zero, la costruzione dei cittadini che sappiano vivere il digitale, deve iniziare assolutamente dalla scuola, ma questo lo devono capire tutti. Ecco, ci sono tanti proclami fenomenali dal 2001, vi ricordate le famose 3I alla buona scuola? Tutte iniziative assolutamente importanti, se non ci fossero state sarebbe stata una tragedia in questo paese, ma probabilmente non hanno raggiunto i risultati
che si aspettavano, comunque insomma siamo in fondo a tutte le classifiche. Esiste poi una realtà, la realtà che conosco, diciamo, la realtà dell'Italia è una realtà di una, diciamolo, voglio dire, non Bergamo sarà una realtà completamente diversa come lo è Torino, ma come non è gran parte dell'Italia, è una realtà eterogenea in cui ci sono delle best practice, ne esistono diverse, ma sono spesso circoscritte. E poi c'è la porzione di mondo che conosco, che è quella di cui descrivevo prima, i miei figli che intervistavano Piacentini. Ecco, Lorenzo e Andrea hanno 9 e 12 anni e da 4 anni prendono lezione di educazione alla cittadinanza digitale. Non si sognano, non mi sogno di dargliele io le lezioni, io sono un tecnico, conosco bene che cosa vuol dire il ciclo di vita del software, ma ci vogliono docenti specializzati per fasce di età che sanno insegnare ai bambini. Il problema che si è trascurato anche nella buona scuola è il problema della professionalità, delle professionalità specifiche. Si è capito solo della pervasività nell'ambito di una scuola che esiste, ma non si è capito della necessità di costruire professionalità specifiche addizionali, che è anche quello che diceva. E la cosa fantastica è che tra i miei figli non hanno mai incontrato nessun bambino che facesse questo percorso. E diversi genitori di questi bambini sono informatici, che non si preoccupano minimamente neppure loro di dare ai figli un'educazione di questo tipo. Molti casi pensano che la presenza di uno smartphone abbia risolto tutti i problemi. Non ci si improvvisa insegnanti di competenze digitali né nella scuola primaria né in quella secondaria, di primo o di secondo grado. Sono necessari professionisti del settore che posseggano abilità e conoscenze diversificate a seconda delle diverse fasce di età, dei bambini e dei ragazzi. Tutto ciò che abbiamo visto in questa presentazione rendono chiaro che bisogna fare scelte forti, coraggiose e anche fare degli investimenti in formazione, ovviamente in primis, anche per chi invece fa un altro mestiere nella scuola e deve essere pervaso dall'utilizzo del digitale, anche professori di italiano, di matematica, ma è un discorso di tipo diverso, sono due approcci completamente diversi. Non si riesce davvero a comprendere perché in Italia non si possa immaginare un percorso didattico che faccia diventare l'insegnamento del digitale una materia fondamentale per la scuola dell'obbligo. Io questo lo ritengo assolutamente allucinante. In Italia la maggior parte dei licei scientifici non ha ancora la materia digitale, informatica, chiamatela come volete. Secondo me è totalmente fuori dai tempi. Questa è un'immagine che forse avete visto tutti i giornali, del professore del Ghana che disegna sulla lavagna Word, che è un'immagine che molto significativa, questa è un'immagine della Corea, diciamo, quindi paesi più avanzati da questo punto di vista. Pensare che avere a disposizione uno smartphone significa essere digitalmente preparati ad affrontare il nuovo mondo è una follia totale, i ragazzi vanno accompagnati, perché se non li accompagniamo diventa solo un rischio negativo. Questo è uno studio dell'OCSE, quando andai a rappresentare il paese a Parigi, mi ci mandò l'allora ministro Madia, e mi imbattei in un convegno sulla scuola digitale italiana, che descriveva la scuola digitale italiana non come l'ultima in Europa, ma come l'ultima al mondo in termini di investimenti rispetto al PIL, e investimenti che venivano fatti tutti quanti sull'acquisto di lavagne LIM, il 40% delle quali giaceva nei magazzini, e non ci si preoccupava minimamente delle competenze. Facciamo riferimento al governo Monti, indipendentemente senza nessuna valutazione dello specifico governo, però significa che c'era un problema serio. Ecco, vabbè, io andrei su Alessandro, se no, quando ho scritto le 10-11 raccomandazioni al nuovo governo prima delle elezioni, misi al primo posto proprio il tema della scuola, un articolo che ha avuto una grande eco, ma il fatto che misi al primo posto proprio il tema della scuola dovrebbe in qualche modo far riflettere. Grazie.
Sì, quindi infatti hai fatto un buon quadro, Luca. Però volevo chiederti, ecco, appunto, cosa si può fare, qual è la visione tua del team digitale per sviluppare delle competenze digitali all'interno della scuola, soprattutto pensiamo a livello di dirigenti scolastici, personale tecnico, qual è la vostra visione, magari anche il vostro contributo? Allora, noi siamo al momento una ventina, io più una ventina di persone, in Corte dei Conti avevo una struttura che era 5-6 volte tanto, però ho una ventina di fenomeni. E una cosa che ho fatto da un anno e mezzo sono dei corsi che teniamo presso la SNA, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, per dipendenti pubblici, che è un corso che, diciamo, parla di, si intitola Sviluppo delle competenze digitali, e quindi che analizza tutta una serie di aspetti di tipo culturale, indirizzato a tutti, non indirizzato, questo è fondamentale. La formazione sul digitale è diversa a seconda del target, ovviamente, ma deve essere indirizzata a tutti. Ecco, la SNA è abituata a corsi con 20-30 persone. Al mio ultimo webinar c'erano 350 persone. C'è un interesse pazzesco, che però va assolutamente sfruttato. E bisogna investire in formazione, in una formazione che è ovviamente, diciamo, io ribadisco, ci devono essere tutti gli insegnanti che fanno parte della scuola ad oggi, che devono essere, che devono avere tutta una serie di rudimenti, e su quello, diciamo, di proposte il team ne può fare all'infinito, che devono essere a disposizione di tutti gli insegnanti che non hanno una competenza specifica, ma che insegnano altre materie, ma che debbono usare gli strumenti digitali e debbono essere, tenere in conto della pervasività del digitale, non possono non tenere conto delle le professioni digitali, come diceva prima Piacentini. Tu ad oggi devi sapere come andare dall'otorino laringoiatra all'ergologo, come se devi sapere se ti devi rivolgere al data scientist, al cloud architect, deve essere nella cultura degli insegnanti, ovviamente, da questo punto di vista. Io penso però che lo scopo e il motivo siano abbastanza chiari, il come forse è il problema principale, cioè come sviluppiamo queste competenze, come facciamo la formazione. Secondo me i metodi del come possono essere infiniti. Anzitutto devi investirci, non puoi pensare che queste cose le fai gratis, ma penso che l'Europa su questo è in grado di tirare fuori quantitativi di fondi enormi. Sì. Basta pochissimo, lo dico sempre, negli Stati Uniti molte facoltà americane le lezioni non le fanno più in aula, le mettono su YouTube, e in aula fanno solo le esercitazioni. Voglio dire, basta poco, basta vedersi 10 lezioni su YouTube e tu una serie di concetti di base già le hai diffusi. Quindi però devi prendere le persone competenti in grado di fare questo lavoro. Il successo dell'operazione che abbiamo fatto noi alla SNA, che ha diffuso, diciamo, in forma di virus quasi, sì, all'interno dell'intera pubblica... Riprendere quell'esperienza anche a livello scuola. Riprendere e farla diventare a livello industriale. Ovviamente le dimensioni della scuola sono enormi. E su questo potete dare un contributo proprio come team? Non so. Secondo me possiamo dare un contributo sia come contenuti, sia come sviluppo, per esempio, di video. Questo non c'è nessun problema. Da questo punto di vista io stesso l'ho fatto... la paura, questa cosa, in molti casi gli insegnanti universitari italiani non sono disponibili a mettere su YouTube le proprie lezioni. Invece bisogna cambiare anche da questo punto di vista la cultura, la disponibilità, poi il senso civico di questo paese che spesso difetta. Mettere a disposizione, noi siamo disponibili, e questo l'etica io l'ho sempre messa, come te lo sai, Alessandro, sì, ci sono vestito pure da Darth Vader per al teatro, parlare di etica, mettere a disposizione, come ha fatto Piacentini, tutte le nostre conoscenze, tutto il materiale deve essere sempre a disposizione. Se voi andate in rete, del mio materiale trovate di tutto, non c'è nessun copyright, ma non ha senso proprio, sì, da nessun punto di vista che ci sia. Il riuso. Scusa, un'ultimissima cosa, una cosa a cui tieni tanto, si parlava anche Piacentini delle STEM, insomma delle lauree scientifiche che in Italia sono ben poco frequentate. Su questo qual è la vostra visione come team, come commissario? Sì, sì. Bisogna creare un circolo virtuoso. Se si fa un'operazione massiccia all'interno della scuola, secondo me viene da sé che le facoltà STEM
aumentano in numero. C'è stato tra l'altro negli ultimi 2 anni un miglioramento da questo punto di vista. In particolare i numeri a cui io faccio riferimento sono quelli sulle facoltà di Information Technology, che sono dei numeri assolutamente, noi abbiamo più o meno gli stessi laureati in materie IT della Grecia. Cioè siamo, lì c'è tutto uno studio, insomma ho fatto una presentazione, dura quasi 2 ore, su tutta una serie di grafici, per cui l'Italia ha un comportamento che non ha niente a che vedere con gli altri 27 partner, inclusi la Grecia. Quindi no. la Grecia è una puzza rispetto a noi. E quindi la Spagna ha 33 di media con numero di laureati su 100.000 abitanti, noi abbiamo 4. La seconda che ne ha di meno ne ha 22 la Germania, ma la Germania ha un sistema di scuola secondaria basata sui laboratori che è straordinario. Il nostro è una scuola in gran parte teorica perché non abbiamo i soldi per comprare i laboratori, e questo vi fa capire. Però la cosa grave è che queste informazioni non passano. Cioè non al telegiornale bisognerebbe parlarne di queste cose, invece ne parla solo Alessandro. Cioè, no, questo è un po'. Non solo io, per fortuna. No, però insomma se ne parla troppo poco.